Buonasera cari amici, benvenuti a Dopo Cena, un altro appuntamento con questa trasmissione che così tanto vi piace. Vi ricordo che avete anche una mail a disposizione dalla quale ci potete scrivere, entrare in comunicazione con noi, è dopocena@fanotv.it o rivedere tutte le puntate che magari così volete riguardare andando sul nostro sito fanotv.it. In basso ci sono i bottoni dei nostri servizi e c'è anche quello di Dopo Cena, così potete rivedere le puntate. Questa sera abbiamo un altro appuntamento con la fotografia, sono tornati nei nostri divani rossi gli amici di Fotocapri, Life Dream Studio, Francesca Cecchini e Fabrizio, benvenuti. Benvenuti. Buonasera. Ecco, cioè, ho lasciato il nome benvenuti alla fine per fare benvenuti il giochino. Un bel gancio, un bel gancio. È andato bene, insomma. Tornano a parlarci di fotografia, di tutti i set che possono essere realizzati nel loro studio e naturalmente legati non solo alle festività natalizie, ma anche momenti, insomma, di convivialità, insomma, insieme ai propri cari, oppure anche in momenti particolari della propria vita, come la nascita di un figlio, perché anche questo può essere uno spunto per effettuare dei bei scatti fotografici quando ancora, insomma, il bimbo è nella pancia della mamma, perché parliamo appunto anche di questa tipologia di scatto. Allora, Francesca, che scatti sono? Sono degli scatti che ultimamente abbiamo anche spesso visto sui giornali, insomma è un po' una moda che hanno lanciato le dive che si facevano fotografare con queste pance così, sì. E adesso è diventato un po' anche grazie ai vostri set di facile insomma approdo anche per tutti quanti. Sì, diciamo che il momento dell'attesa per una mamma è un momento delicato, sensibile, bello, quindi è giusto ricordarlo con degli scatti e con dei set un po' particolari. Quindi abbiamo creato questo tipo di set dove ogni mamma può decidere se farsi dipingere la pancia oppure realizzare il set con degli accorgimenti scemici. E tipo questa foto qua che vediamo col tulle, si possono scegliere fiori, comunque qualsiasi modo per poter rendere più importante questo momento. E quello che rende molto sono anche le foto fatte in coppia, mm-hmm, con il proprio partner, e a volte anche diventano momenti molto simpatici con i primogenti. Ah. Perché poi vengono fuori delle foto dove il bambino bacia la pancia della mamma e poi comunque è un interagire con la gravidanza che della mamma e diventa un momento molto particolare. Ecco, queste sono, sì, le pance colorate. Queste sono le pance, questo si chiama belly painting, che praticamente è un'idea che arriva dall'America. E noi abbiamo un artista di San Giovanni Marignano che ha studiato in America e si dedica al body paint in totale, e che appunto è specializzata in questi dipinti di pance. Chiaramente i soggetti sono dei più svariati e si scelgono in base ai gusti delle mamme, molte volte si basa soprattutto sui film di Disney, cercano dei soggetti più possibile attinenti ai film di Walt Disney così, e vengono realizzati chiaramente con colori atossici, fatti apposta, certo, per dedicati apposta alla pancia, alla pelle, non danno allergie, non danno niente, si lavano nel giro di, con una doccia va via tutto, e però è un lavoro un po' delicato perché prende un paio d'ore, ecco, quindi per, insomma, realizzarlo, sì. Ci vuole un po'. Va prima progettato insieme alla mamma e poi va realizzato, in questo caso qua era la bimba, la sua primogenita, che aveva scelto l'immagine del fratellino sulla nuvola e il nome. In questo caso qua ha scelto quella la bimba. Ci sono dei soggetti precostituiti che proponete oppure uno, diciamo, largo spazio alla fantasia? No, largo spazio alla fantasia, perché ci sono poi, dopo chiaramente dai degli input, ti dico molto su film di Walt Disney, però poi si sente con la mamma quello che ha in mente e come in questo caso ha scelto la bimba, quindi... Cosa è più frequente? Anche, insomma, insieme al proprio partner oppure le mamme, insomma, ma la maggioranza scelgono col proprio partner, anche se gli uomini sono sempre un po' resti a farsi fotografare, magari in un primo momento dicono no fai solo lei, lei, io non voglio sapere niente, poi invece cominciano a passare vicino, partecipano e comunque vengono fuori dei bei ricordi anche per un domani che il figlio che esce vedrà quello che è successo, ecco, diventa un ricordo per tutta la famiglia, per tutta la famiglia. Sì. Tanto per ritornare sul discorso dei ricordi dell'armo, sempre, che abbiamo, sì, fatto anche l'altra volta. Fondamento la base, proprio, la insomma, base, sì. Documentare i momenti salienti, sì, della propria... Che devono rimanere poi nel corso della vita, nel futuro e rimangono... E non buttati con un CD, una scheda SD, un cassetto. Cellulari sparsi,
Ecco. Infatti qua consegniamo sempre cartaceo e file, chiaramente. Viene consegnato l'album a soffietto che facciamo, oppure altri vari album che si possono scegliere. Però l'importante è che abbiano nelle mani il cartaceo che gli rimane. Poi chiaramente hanno anche i file. Certo. Però l'importante è questo. L'importante, è il cartaceo. E ho visto dei fondali abbastanza neutri, no? Nero, bianco, così. Ci sono delle ambientazioni anche per fare queste foto o preferite... Qui si dà... Sì. Tra virgolette, in ambito tecnico si può scegliere quello che sostanzialmente che si preferisce. E questi determinati tipi di scatti, per non scadere anche troppo nel già visto, si cerca sempre di fare anche tipi di scatto un pochettino più particolari, un pochettino meno consueti, meno visti, poi a seconda anche quelle che sono le esigenze e anche i gusti anche della coppia o della mamma in questo caso, si va a scegliere. Bianco e nero, grigio e nero sono colori neutri, per cui per certi tipi di ambientazioni si prestano bene. Si vuole fare qualsiasi altro tipo di fondale o di ambientazione, si crea senza nessun problema. Questo ad esempio questo è un bianco, molto bello. Sì, questo ad esempio è un bianco luce, proprio una tecnica di scatto molto particolare, in cui si sovraespone lo sfondo con un effetto anche di silhouette nel primo piano. C'è una sagoma. Sì, molto si cerca sempre di andare a cercare di non scadere nello scatto già visto, troppo consueto. Dopo la mamma, in questo caso, la futura mamma, sceglie quello che le piace di più, ovviamente. Non c'è come si sente anche lei più a suo importante arte. È dare un ventaglio di scelta che non sia il più ampio possibile. Dopo anche questione di gusti, però si cerca. La filosofia è quella di non cercare mai di andare sullo scontato. Scontato, insomma. Sta andando molto questa tipologia di scatto? Sì, molto, anche perché poi è anche la donna incinta, solitamente si sente goffa, si sente, perde un po' di femminilità. E invece in questi momenti, specialmente con questa ragazza qua, abbiamo cercato di infilargli il tacco, cosa che il piede gonfio, è impensabile che tu all'ottavo mese, perché poi sono scatti che si fanno dal settimo all'ottavo mese, dove comunque si è comunque più in carne, più gonfio, c'è la pace. Ed è impensabile che tu puoi indossare una scarpa col tacco, invece siamo riusciti a infilarli una scarpa col tacco. Sì, sempre nella massima comodità, però comunque quando facciamo la femminilità che comunque capito quando donna. Facciamo i set, l'ambiente è completamente dedicato per quell'ora, ora e mezzo, è dedicato completamente al set, per cui non ci sono, se c'è bisogno di un momento, di 10 minuti di rilassarsi, si fa tutto problemi, con tutta la calma del mondo. Va bene, insomma, quindi le mamme in attesa insomma, si dedicano anche a questo momento così particolare, è giusto che sia, però ci sono anche poi, insomma, una volta terminati 9 mesi, i frutti dei tanti mesi insomma, passati insomma, in gravidanza, e sono loro, insomma, gioie della vita, sono i bambini. Loro, sì. Anche loro, fotografare loro deve essere uno spasso. Loro è la parte proprio più divertente del lavoro, perché danno delle grandissime soddisfazioni. Adesso in questo periodo siamo sotto Natale, quindi molti genitori ci chiedono i cuccioli, foto con i cuccioli, quegli animali che vengono fuori delle cose veramente meravigliose, perché poi sono loro i protagonisti e giocano, e giocando chi scatta sa cogliere i momenti più particolari. Sì, anche perché si possono utilizzare i propri animaletti domestici, nel caso chi li abbia, chi non li ha, come in questo caso ci sono, li abbiamo insomma. Gli Alaskan Malamute. E lì stanno sempre bene. Che lì stanno molto bene. Questa Nicole che è veramente... È una nostra affezionata. È la nostra modella ufficiale. Vede qua anche il cagnolino che spinge. Sta dicendo, cosa stai facendo? È uno spasso, guarda. Qui ci sono ambientazioni natalizie particolari legate a questo momento dell'anno, o diciamo qui siete... Allora, con i cuccioli si può scegliere quello che uno vuole, anche c'è un Babbo Natale che rende un po' l'idea del Natale, poi ci sono delle ambientazioni, abbiamo creato un set natalizio proprio dedicato al Natale, con un fondale dipinto a mano particolare. Con il nostro orso, che è il simbolo della Ice Cream Studio, che in questa occasione sia questo qua. Fantastico. Questo in piedi è quasi 3 metri, sì. Ah, sì? Cioè, sì. C'ha la sciarpa, ha il cappello di Babbo Natale, quindi è un set natalizio che vale sia per i bambini che per gli adulti, perché abbiamo avuto anche delle coppie di fidanzati. Di solito è così, partono i bambini, poi con la scusa le mamme e gli adulti li tirano via pian piano e si buttano addosso all'orso. Esatto. Il passaggio di solito è quello. Esatto, perché immagino insomma che sia anche abbastanza morbidoso. Io appena mi è arrivato qualche tempo fa mi sono buttato a 4 di spalle. Molto bello. Quindi insomma c'è anche questo set dedicato che può essere sfruttato per anche fare diciamo scatti insomma dedicati a
un calendario, qualche cosa che si vuole... Che si vuole poi regalare durante le feste natalizie. Certamente il regalo che mi parla maggiore è il calendario che si fa ai nonni, perché ai nonni. Non c'è più regalo più bello per i nonni che ricevere le foto dei propri nipoti, quindi è super gettonato. Poi noi facciamo anche delle gift card che uno può regalare anche al servizio fotografico. Mm. Diventa un'idea regalo. Sì, sì, sotto l'albero c'è il pacchettino suo da dedicare, per cui è un regalo che periodo natalizio fare. In particolare si può fare, sempre molto apprezzato. Qui ti regalo il servizio fotografico. Noi ovviamente diamo la tesserina omaggio all'interno di un pacchettino che sta molto bene sotto l'albero. Ecco, giustamente. E quindi insomma, in previsione di uno ti regala questa gift card. Bene, insomma, altre cose legate al Natale che in questo momento possono essere sfruttate come ambientazione, ci sono delle situazioni che potete proporre? Guarda, la maggior parte delle situazioni che andiamo a creare sono create anche ad hoc, sulle esigenze del cliente, per cui abbiamo anche lo scenografo che ha tutta l'ambientazione, non ci sono preclusioni particolari, noi dopo proponiamo ovviamente quelli che sono i set già precostituiti, se qualcuno vuole, ha qualche idea particolare siamo pronti. Ben disposti, sì. Perché insomma la struttura che hanno creato proprio appositamente per insomma, Life Dream Studio è un vero e proprio set a disposizione di tutti, che vi permette di gestire tante situazioni che potete affrontare, insomma l'avete voluto. Sì, sì, l'ambiente è creato ad hoc. Ad hoc, esattamente, per quello è molto ampio, confortevole, per cui si fa tutto. Allora, crescendo d'età, no, giustamente ci si affaccia anche al mondo della fotografia, poi ragazzi e ragazze, modelli e modelle hanno bisogno, come dire, di qualche scatto di introduzione, e qui insomma subentrano anche un po' dalla vostra esperienza per fare degli scatti un po' meno istituzionali, se vogliamo, anche un po' proiettati in un mondo professionale che poi, se qualcuno vuole, può intraprendere, no? Sì, ci sono praticamente le ragazze a una certa età, dai 13 anni in su, cominciano già a avere questa voglia di farsi fotografare, questa voglia di fare le fotomodelle, di posare. Chiaramente c'è chi lo prende come gioco e lo fa giusto per avere qualche foto così di ricordo di questo periodo di giovinezza, di età, insomma, da teenager. C'è chi da lì inizia poi anche a fare un percorso lavorativo, tra virgolette, prelavorativo. Certo, prelavorativo. E cominciando per gioco, a posare, a farsi fotografare, a fare questi book, poi magari fanno le prime sfilate. Siamo anche legati a un concorso nazionale di bellezza, che si chiama La Bella d'Italia. E quindi le ragazze che vengono a fare il book poi hanno la possibilità, se vogliono, di partecipare a queste selezioni. E c'è grande interesse perché comunque è vissuta molto come gioco, non come competizione in sé per sé. E comunque sia è un far pratica, perché comunque sfili, fai delle sfilate, degli shooting così fotografici, e c'è chi prosegue poi, chi prosegue con buoni risultati anche. Questa per esempio è Pamela, una ragazza che ha 14 anni, ma a posare è bravissimo, cioè non ha niente a che vedere con... Niente che competere con altre modelle magari professioniste, molto molto brava. Naturale, sì, naturale, spontanea. Sì, perché il segreto è sempre lo stesso, anche chi non è abituato, se si trova in un contesto piacevole, che si diverte, e inizia a essere divertente. Un modo di gioco. Cosa, capito? Certo, sì, poi al di là della predisposizione che ognuno ha di stare davanti a un obiettivo, davanti a una macchina fotografica, ci vuole anche il contesto che ti mette a proprio agio. Un professionista o una professionista, dove lo metti, lui dà certo. Il massimo. Per chi invece non è così, un minimo di... Sì, deve essere instradato, deve essere una cosa piacevole, divertente, alla fine il principio è quello, è una cosa di per sé. Dopo, anche con Francesca siamo legati anche ad alcune situazioni che consentono, per chi ne ha voglia, di proseguire eventualmente un percorso. Ma certo. Allora, anche su questo fronte, spendiamo un po', insomma, due parole a riguardo anche della professionalità degli operatori, perché secondo me anche questo è un mondo vario e variegato, e tutti quanti, insomma, magari no, con i social network, con Facebook, si propongono, si presentano, e invece magari insomma, non è poi così. Quindi no. Insomma, anche su questo bisogna fare un po' di chiarezza. Io sì, guarda, su questo io ho accettato l'incarico di gestire questo concorso per le Marche, dopo essermi documentata bene come funzionava tutta la cosa,
perché come dici te, su Facebook arrivano, il mondo arriva a proporti, esatto, qualsiasi cosa, e ragazzi che magari senza chiedere parere a casa fanno da soli, rispondono, si trovano poi in situazioni molto molto delicate, ecco, e anche pericolose, perché comunque purtroppo sì, internet c'è quello che c'è, quindi chiunque, esatto, si propone, hai vinto di qua, hai vinto di là, quindi le ragazze che partecipano, adesso abbiamo una tappa a Montecchio il 18 di dicembre, lo sanno già, facciamo prima una riunione dove gli dico mi raccomando, sappiate che partecipate a un concorso nazionale, sarete poi messe in foto su Facebook, così con la privacy firmata chiaramente, però avrete gente che vi contatterà, quindi occhio a capire a chi vi contatta, sì, sempre con sorveglianza dei genitori, perché comunque sia è un mondo bello, se vissuto in una certa maniera, con le persone che comunque sanno che, come deve essere gestito, può essere però molto pericoloso se va in mano a gente che purtroppo... Certo, se si lascia anche spazio, sì, all'improvvisazione. Sì. Allora, per non lasciare spazio all'improvvisazione, ci sono i professionisti, sono seduti sui divani di dopo cena, appunto per proporre un approccio professionale e professionistico in questo, sì, mondo, dove magari sotto l'onda, insomma, dell'emozione, dell'età, di quello che, sì, si vuole, ci si vuole affacciare, ci si vuole approcciare. Partire col piede giusto è importante e fare i primi scatti, le prime prove di scatto in un ambiente serio, dedicato e professionale, penso che sia il modo giusto per fare, sì, il primo passo. Per approcciarsi, sì, sicuramente. Questo, sì, sì, è, sì, è indubbio, indubbio. Si improvvisano molti, anche proprio fotografi, esatto, si improvvisano questo, al di là dei concorsi che ci sono, vabbè, esatto, anche nel mondo questo dei concorsi, però nel mondo della fotografia, come dicevamo anche l'altra volta, si improvvisano e prospettano in regalo questi gran servizi a fini che, vabbè, non stiamo a dire, però c'è, comunque c'è, le ragazze non lo sanno, comunque, esatto, è un'età ingenua che per quanto si sentano grandi e tutto, però già, capito, l'idea di fare un servizio gratis da modella così le può allettare, sì, insomma, tutte, sì, non sapere invece che cosa c'è dove si va a parare poi. Fabrizio, quando scatti in questo ambito, insomma, qui cambiamo un po' da pance, bambini, insomma, qui entriamo in un'altra dimensione, insomma, qui, ecco, ci sono anche... Com'è, il fotografo figure... professionista, ecco, lui non vede, io guardo solo la luce, esatto, no? Perfetto. Non è vero, nel senso, chiaro, si ha a che fare con i giovani, sono scatti sempre piacevoli, guarda, sono contesti diversi, bambini, però quello che io cerco di trasmettere anche durante la fase del set è sempre comunque una piacevolezza dello stare lì. Ad esempio anche le ragazze e i ragazzi cercano sempre di farli stare a proprio agio, anche con posture, pose che siano adeguate alla persona, in cui vedi che stanno a proprio agio, che siano comodi. E la naturalezza nello scatto fotografico è tutto. Se io punto sempre quello, di fare uscire, fra virgolette, quello che uno ha dentro. E se la stessa pose che va bene, ad esempio, per una ragazza, potrebbe non andare bene affatto per quella, per un'altra. Questo vale per le ragazze, per i ragazzi, per cui anche in questo caso le ambientazioni, i fondali possono essere scelte proprio per piacimento. Però è una cosa che a me piace, insomma. Ecco, piace questo molto. È, insomma, un motivo anche alle volte così di timore, no? Magari uno vorrebbe provare, vorrebbe cimentarsi, però, insomma, ha paura di pose forzate, innaturali, no? E invece magari, ecco, guarda, guidati nel modo giusto, bravo, si riesce a... Esatto, sì, sì, si tira fuori quello che uno ha. Non necessariamente chi riesce meglio poi in fotografia è la persona che è la più bella, tra l'altro. Perché spesso il carattere, l'espressione, quello che sia, rende poi ancora meglio in fotografia, esatto. Quanti scatti si fanno? Stufo. Ma guarda, io sì, ovviamente siamo nel mondo digitale, per cui non è che si sta a contare nulla. Però non è necessario, chi sa scattare sa bene o male cosa fare, quando farlo, non è che bisogna scattare 1000 foto per prenderne 10 buone, ecco, quello sì. Ovviamente si scatta con tutta la libertà del caso, perché certo, non sia nulla da, di cui preoccuparsi. Lo scatto magico è sempre dietro l'angolo. Sì, ecco, è vero. E poi, insomma, anche la famiglia ha il suo giusto spazio, perché proprio in maniera, insomma, evocativa e non documentale, è giusto sancire alcuni momenti della propria storia, e quindi la famiglia è un altro di quei segmenti che a voi piace trattare, insomma. Sì, 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 perché poi rimangono dei ricordi, sempre quelli, dei ricordi stupendi che poi giocano, capito? Sono scatti, se vedi, questi qua molto spontanei, i bimbi che giocano con le mamme,
sono momenti anche per loro di gioco, che poi si ricordano il set fotografico come un momento che hanno giocato insieme, e alla fine si ritrovano questi scatti che poi rimangono, qui si stanno divertendo Francesca molto. Con Emanuele, che si divertono con questi giochini che noi abbiamo, che abbiamo di tutti gli accessori possibili, e per cui uno se li sceglie. Dietro poi tutto il backstage, anche durante la fase di lavorazione si sta bene, capito, si parla, si ride, è una risata continua, per cui è divertente, è poi anche giocare un po'. E io mi ricordo le foto che si facevano, insomma, quando noi eravamo un po' più piccolini, insomma, foto abbastanza impostate. Da soldatini. No, da soldatini, così, sulla foto dal fotografo. È vero? Nel divano, tutto impostato. Divano, sì. Vedete, oppure nella sedia, tutti così bloccati. Tutt'altra cosa da quello che poi si fa adesso. Sì, si cerca la naturalezza, la spontaneità, anzi. Adesso è diventato un po' quello la chiave di volta, nel senso che è quello che si va a ricercare. Anche poi. Nelle facce si vedevano queste espressioni seriose, così, no? Tutti, insomma, fa la foto, quindi aiuto. Deve essere. È vero. Era peggio il dentista. Vedevi, ci sono spesso. A modi ricercati, no? Qui invece sono momenti di gioco, sia per i genitori che per i figli, poi comunque giocano insieme e si ritrovano questi scatti simpatici. E quindi, questo qua non era previsto, tipo una mamma era set per il figlio e poi l'abbiamo inserita noi. Dai, fai qualche foto con lui alla fine. Escono fuori, vengono fuori gli scatti adesso belli. Adesso può darsi uccidere, che l'aveva messa su questa foto, però vabbè, col baffo Francesca. Francesca, abbi pazienza, insomma, era pretestuosa la cosa per far capire, insomma, il clima che si vive nel Life Dream Studio. E anche chi vuole poi approcciarsi al mondo della fotografia in termini di tecnica, in termini di proprio manualità, insomma, i professionisti di Fotocapri, insomma, possono dare il loro apporto, giusto, allora, Fabrizio? Sì, vedo corso di fotografia, per cui credo che tocchi a me. Perché sei tu il fautore. Sì, io Maurizio, che seguiamo in prima persona i corsi di fotografia. Allora, corsi di fotografia, come concetto, sono innanzitutto a numero chiuso. Mi sembra il prossimo che c'è sono sessioni con un numero massimo di 10 persone. Anche qua molto informale. E non ci sono classi enormi con infinità di persone, si fa proprio per chi ha la passione di superare il momento dello scatto in automatico e saper utilizzare poi la macchina che si ha, o comunque chi non l'ha, cioè abbiamo tutte le attrezzature noi, per riuscire a dare poi nella fotografia quell'emotività, ossia di riuscire a fare in fotografia quello che uno vorrebbe fare. La macchina fotografica non ha il pulsantino magico che consente di fare tutto. Esatto. E se usato in automatico consente di avere una luce adeguata, null'altro. Ad esempio qua adesso a monitor vedo un'immagine un po' particolare. Allora, ecco. Questa foto qua, tra l'altro eravamo qua con Eva ed Alice, che erano due ragazze che hanno fatto il corso estate con noi, e ci siamo divertiti un pochettino una sera a fare questo tipo di scatto. Allora, questo è uno scatto che richiede un pochettino di tecnica, un pochettino anche di improvvisazione, ma innanzitutto la scritta non è messa in post-produzione, ossia al computer, è fatta contestualmente allo scatto, si vede dietro anche Eva in questo caso che si sta ridendo perché si sta divertendo, e sono scatti che con la giusta tecnica e nel corso che dura un paio di settimane si riesce a fare anche queste cose, per cui ad esempio con poco tempo, divertendosi, una lezione mezzo teorica, il resto molto pratica, si riesce a fare tutte queste cose divertendosi, riuscendo a dare espressività poi allo scatto, cosa che in automatico non faresti mai. In questo caso qua, nella foto che vediamo, che ho sfruttato per fare pubblicità allo studio Life Dream, c'è appunto Eva ed Alice, che ognuna col suo cellulare stanno facendo questa scritta, ovviamente accompagnata una capacità tecnica di fare, ma nemmeno particolarmente complicata, vengono cose fuori cose molto simpatiche. Insomma, dopo due settimane uno passa dall'automatico al creativo. Assolutamente, questo ad esempio è uno scatto fatto da Beto Bomber, come detto, Fabio Eusebio, un ragazzo che lo stesso ha fatto il corso insieme a noi. Questa è una lunga esposizione, esatto. Sono semplicemente, non c'è nulla di, anche nelle luci, di portato in post-produzione, sono semplicemente la scia delle auto che passavano. Per cui questa cosa qua, se fai il nostro corso, che abbiamo seguito io e Maurizio con molta attenzione per riuscire a condensare quelli che sono corsi universitari in due settimane di corso, e si riescono a fare queste cose che sono simpatiche, poi che qui, chi ha la passione. C'è cavalletto comunque. Assolutamente, mano libera, questa è fatica. Però non richiede né attrezzature particolari, non bisogna spendere soldi in macchine particolari, in fotocamere particolari, non richiedono anche attrezzature, dico,
particolarissima. Questa è l'hai carpita dall'archivio, inaspettata. Inaspettata, ti ha colto di sorpresa. Questa qua l'ha fatto uno bravo. Ah, ecco. Che saresti... fatto io, no, questo è fatto io, si vede che non siamo al pincio qua. Tra l'altro qua eravamo una foto fatta, vabbè, a New York, condizioni di luce abbastanza normali. Tra l'altro attrezzatura qua non avevo praticamente niente dietro. Questo è un pochettino sul gioco dell'inquadratura, nel corso si valutano anche queste cose qua. Sì, il ponte di quinta, insomma. Bravo, tutto questo la regola dei terzi, tutte quelle cosine lì che aiutano poi a gestire poi l'immagine finale in una maniera adeguata. Tutto questo si impara, ecco, adesso ci sono degli scatti sicuramente emozionali. Tutto questo in due settimane, se vi volete insomma cimentare con degli scatti un po' più creativi, che non sono la semplice documentazione di dove siete, ma vogliono regalare qualche cosa in più, ecco, in due settimane voi partite dall'ABC, dal basico, dallo zero. Perché sì, c'è un minimo di parte teorica, perché la fotografia è come imparare una nuova lingua. Un pochettino di grammatica alla base occorre averla, e non c'è discussione su questo. Dopodiché la pratica ha anche la sua incidenza. Ti dico, c'è stato un lavoro grossissimo dietro, a parte mia e di Maurizio in particolare, di riuscire a condensare tante cose. Ad esempio questo è un fondale con un bianco luce, una tecnica di scatto particolare che viene gestita, in questo caso si parla di luce, che abbiamo fatto. L'hai usata anche con la mamma, più o meno sì, la stessa? Sì, esatto, la tecnica di scatto è simile, non identica ma simile, in questo caso c'è anche una luce frontale che consente di illuminare, nell'altra della mamma c'era una silhouette più scura, però la tecnica del fondale del bianco luce è quella. Si creano effetti emozionali anche questo, insomma, dove è colto c'è un'espressività corporale importante. È colto proprio il segno, nel senso che, come dicevamo prima, in automatico la macchina, quello che riesce a fare, se va bene, è garantire una luce adeguata allo scatto. Sapendo quelle poche cose, sapendo come fare, quando farle, noi vogliamo che la persona poi quando esce dal corso sia in grado di gestirsi in tutte le situazioni, ricordando, ah, in queste situazioni qua devo fare così, cos'ha. Noi riusciamo li mettiamo in grado di fare questa cosa e riescono a dare espressività poi. Quello che uno ha in mente di poter fare, fra virgolette, la vena artistica riesce a essere poi portata sullo scatto. Ed è importante perché, vedete, questo qua ad esempio è un po' di macro, effetto sfocatura nello sfondo, queste cose qua. Se fai con lo scatto in automatico una cosa del genere, no, è impossibile che venga, letteralmente impossibile. Allora, due settimane di corso, la prima data credo che sia il lunedì successivo alla festa di... alle feste della Befana, dopo il Natale, quindi ho il 10 o l'11 gennaio, adesso non mi sfugge, è un corso a numero chiuso, 10 persone, ne rimarranno disponibili, adesso non ricordo con l'esattezza. Qualche posto c'è ancora? 4-5 posti, però non di più. Okay. Nel corso di fotografia rientra nel pacchetto gift card, per cui anche questo qua è un'ottima idea regalo, lo dico perché è già successo, insomma, da presentare anche sotto l'albero in altre circostanze. Si può regalare anche un corso di fotografia? No, assolutamente, guarda, perché veramente. Chi ha un minimo di passione, a volte si hanno, vedi, ragazzotti anche con delle macchine che usano poi la stregua di un cellulare, perché pulsantino di scatto finito. E basta. E non riesco, vedi che vorrebbero dare qualcosa di più. Però insomma anche il tempo di due settimane è un tempo limitato, cioè non parliamo di Madonna imparerò a fotografare dopo un anno eccetera, invece insomma riuscite a condensare in queste due settimane. Sì, guarda, c'è stato un lavoro di preparazione enorme, ti ripeto, perché cioè sono corsi universitari, chiaro che non si va lì a fare la matematica dell'esposizione, dell'apertura del diaframma, si vanno a cercare cose che poi hanno un'attinenza pratica immediata, che siano abbastanza concrete, pur non tralasciando il fatto che la persona, quando poi non è in compagnia nostra, che è da sola a fare lo scatto, deve essere in grado di sapere di farlo. E non richiede attrezzatura. Innanzitutto, chi non ha l'attrezzatura ne abbiamo noi a disposizione, non è problema. E non è necessario, oltretutto, attrezzature importanti. Diceva il mio insegnante di fotografia che le fotocamere sono delle pentole. Ecco. Per cui, ma se lo chef può avere la pentola migliore possibile, ma se non è capace di fare la ricetta, ne fa poca. Hai voglia. E quindi insomma questa similitudine estremamente insomma identificativa dell'animo del fotografo, che deve giustamente cogliere l'attimo, ma deve avere un minimo di savoir-faire, e poi soprattutto anche voi li seguite in un paio di uscite che possono essere anche momenti divertenti, no? Assolutamente, certo, nel senso che si fanno innanzitutto uscite per fare, in alcuni casi si esce di sera, innanzitutto gli appuntamenti sono sempre in orari comodi, e per cui nel primo dopo cena generalmente, quando c'è la disponibilità di tutti, e si fanno uscite insieme durante il giorno, in alcuni casi si fanno uscita finale insieme, di solito una domenica mattina quando rimane tutti comodo,
e si fanno uscite anche serali, ma è molto divertente perché poi si creano anche amicizie, ho visto anche fra di loro. Si fa uscita. Si scherza e ci si diverte. Perché in fondo la fotografia è anche un momento di svago, insomma, può essere un hobby, può essere un momento per passare qualche ora anche, insomma per curare un aspetto creativo e lasciato lì da parte un po'. Un po' da parte perché, insomma, e quindi, insomma. Francesca, tanti spunti in questa puntata di Dopo Cena ci avete regalato, sia per farci delle fotografie e per anche farvele fare, insomma, perché dopo venendo da voi. Ma quindi il Natale, a prescindere, insomma, si presta anche per il mondo fotografico in tante sfaccettature. Sì, sono tutte anche idee regalo, no? Che uno è sempre a dire cosa faccio di regalo, sono delle possibili idee regalo che comunque nel mondo della fotografia ci sono. E soprattutto vi potete anche distinguere, insomma, magari insomma, uno non se l'aspetta, un corso fotografico, un book oppure un servizio o addirittura insomma veramente proprio un corso fotografico ad hoc per gli amanti della fotografia può essere un'idea innovativa, insomma un po' originale da mettere sotto l'albero di Natale. Bene, grazie per averci aperto questi nuovi orizzonti, grazie agli amici di Life Dream Studio Fotocapri, Francesca e Fabrizio che insomma sono stati con noi diverse volte, quindi anche se volete intraprendere la carriera della modella o del modello, rivolgetevi a dei professionisti che vi fanno lavorare in contesti giusti, adeguati e professionali. Nessuno spazio all'improvvisazione perché non potrebbe portarvi in situazioni spiacevoli, quindi rivolgetevi ai professionisti. E se poi volete farvi uno scatto che documenti un momento particolare della vostra vita o una condizione nella quale siete, o perché no anche documentare la crescita e lo sviluppo dei vostri ragazzi, insomma, loro sono a vostra disposizione. Grazie per essere stati con noi, grazie Francesca. Grazie a voi, grazie. E visto a che voi. Siamo sotto Natale, auguri di buon Natale. Altrettanto buona festa a voi. A tutti gli spettatori. Benissimo, alle prossime puntate di Dopo Cena, per questa sera è tutto. Ciao!